Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Continuiamo oggi la riflessione sul cantautorato, una prova di interpretazione di alcune canzoni. Tengo ancora la linea di Francesco De Gregori e proseguo con quella riflessione che tiene un filo rosso con l'altra che abbiamo provato a interpretare, la canzone generale. E tiene un filo rosso con quella canzone anche per quanto riguarda i temi. Stiamo parlando sempre di guerra. La canzone di cui parliamo oggi si chiama Il cuoco di Salò. Allora ricordiamo tutti le ultime fasi, le ultime battute dell'esperienza fascista in Italia alla fine del secondo conflitto. Il regime si sposta nel nord, nella cosiddetta Repubblica di Salò. E allora questo cuoco di Salò, questa figura sempre marginale, così come in generale è un soldato semplice, possiamo immaginare, che parla, qui semplicemente un cuoco di una pensioncina, che viene toccato in maniera così improvvisa, così estranea a lui dalle vicende di guerra. Ma così come vedevamo in generale, il desiderio di far valere all'interno della guerra degli altri valori, il valore della cucina, le donne, io immagino le donne, le immagino nude che mi aspettano, le sento cantare al mattino, la musica, se mai arrivassero gli americani mi troveranno in cucina e offrirò loro la cena. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famose che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. E allora anche fermarsi, come abbiamo già visto l'altra volta, in questo quadro laddove fuori c'è la durezza, in un quadro di dolcezza, di sentimenti familiari, di quotidianità. E questo per un primo aspetto estetico, un aspetto sicuramente più crepuscolare, di semplice descrizione di che cosa già c'è, di che cosa vorremmo ci fosse. Ma in questa canzone c'è un'altra bipartizione, un'altra distinzione importante, che è la distinzione fra due voci, che sono da un lato la voce del singolo, la voce del singolo individuo preso in mezzo ai grandi eventi politici, e dall'altro la voce dell'ideologia. E queste due voci contrastano, adesso vediamo anche musicalmente, ma da un lato abbiamo la voce del valore individuale, il cuoco, a me cosa interessa? Mi interessa servire il cibo, cucinare, abbiamo detto guardare le donne, non mi interessa della guerra. Eppure questo personaggio che canta, poi è difficile interpretare, potrebbe essere un coro, ma potrebbe essere anche egli stesso che mentre cucina, nel ritornello canticchia un andantino dell'ideologia. Qui si fa l'Italia e si muore. Un andantino di queste ultime, di questa ultima paranoia fascista. Noi sappiamo che le ultime esperienze dei totalitarismi, anche gli ultimi momenti dello hitlerismo in Germania, gli ultimi momenti del fascismo, sono esperienze di forte paranoia, in cui più forte emerge l'idea siamo lì per vincere, la nostra è una causa giusta, anche nella sua tragicità, nella sua evidente ormai sconfitta. E lui, possiamo immaginare, quasi cucinando, canticchia questo andantino. Qui si fa l'Italia e si muore, ma si muore solo dalla parte sbagliata, cioè muore davvero chi non è nel fascismo, perché il fascismo è eterno. Qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata,
bella giornata di sole. Dalla parte sbagliata si muore. E questo contrasto avviene anche musicalmente. Proviamo un pochino a vederlo. Accordi complicati nella strofe, iniziamo con un La minore. Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua, salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Passaggio difficile. Sol minore. Il profumo rimane nell'aria. Si bemolle. Ecco, una strofa complicata, quasi come a dire la vita del singolo è sempre più complicata, l'ideologia è sempre illusione della semplicità, l'ideologia è sempre una promessa di semplicità, invece la vita è più complicata. E invece il nostro ritornello, che sono tre accordi molto semplici, accordi maggiori, è una canzoncina, Sol, che qui si fa l'Italia e si muore. Dalla parte sbagliata. Qua un mio amico fa una battuta, dice, quando gliel'ho suonata l'altra sera, mi dice, ah, ma qua all'improvviso è diventato Rimmel, no? Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo. La mia faccia, oppure anche l'inizio di Rimmel. Tanta voglia di vivere e dolce venere di rimere. Gli accordi sono sempre questi. Allora, da un lato, musicalmente rendere la tortuosità del pensiero individuale con queste anche tonalità, prima un po' cupe, il La minore, anche questi cambi di tonalità, e dall'altro la semplicità. E la sera da dietro a quei monti si sentono spari non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi, chi dice gli americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Ecco, un ultimo tema, un po' più intellettuale adesso, un po' più dotto devo introdurre, e cioè che al lettore della poesia, soprattutto della poesia tedesca e del Novecento, non potrà sfuggire un richiamo che evidentemente fa qui De Gregori scegliendo come personaggio marginale proprio un cuoco, e il richiamo, il pensiero che faccio è quello di un De Gregori lettore di Bertolt Brecht, scrittore tedesco impegnato politicamente, socialista, che in questa bellissima poesia Domande di un lettore operaio scrive: il giovane Alessandro conquistò l'India, lui solo. Immagina che sia un operaio, no? Con l'avvento della cultura di massa, un libretto qualsiasi di storia poteva venire distribuito anche gratuitamente alle classi subalterne. Ecco, l'operaio si interroga. Cesare sconfisse i Galli, non aveva con sé nemmeno un cuoco. Ecco, l'operaio abituato alla vita fatta di manualità, di vita, saper fare la vita. Filippo di Spagna pianse quando la sua flotta fu affondata, nessun altro pianse. Ecco l'operaio che immagina le donne a casa, la moglie che lo aspetta dopo la giornata di lavoro. Federico II vinse la guerra dei sette anni. Chi vinse oltre a lui? Ogni pagina una vittoria. Ma si chiede in fondo l'operaio, chi cucinò la cena della vittoria? Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati alla primavera. Amore che soffre, amore che spera. Qui si fa l'Italia e si muore. Dalla parte sbagliata. In
una bella giornata di sole. Dalla parte sbagliata si muore.